invece vado da Beppe Bigazzi a parlare di una pasta strana, la pasta con germe di grano. Cosa sarà mai, professor Bigazzi? Oggi mi chiedevo, ma che cos'è questa pasta col germe di grano? Non capivo. La domanda sarebbe inversa. Ah, cioè? Cos'è la pasta senza germe di grano? Ecco. Perché una volta, quando si viveva liberi e felici, nei campi, nei cosi, sia la pasta sia il pane c'erano il germe di grano, perché non era ancora arrivato la necessità di poter tenere la farina tanto tempo nei sacchetti, non era arrivato la necessità di darsi, come si chiama, quelle cose che vi date voi donne? Le creme. Le creme sul viso, per come se la vitamina E facesse bene sul viso. La vitamina E fa bene a mangiarla. Una buona pasta richiede di partire da un buon grano che dia una buona, un grano duro, una buona semola rimacinata. Perché la semola rimacinata sia buona è necessario che il molino lavori a temperature controllate e non incontrollate come a volte accade. Ottenuta la semola di grano, bisogna mescolarlo con l'acqua, impastare, per passare poi alla fase successiva. L'acqua deve essere quella, possibilmente da fonte calcarea. Una volta impastata, la pasta deve prendere forma, perché da un coso. Queste sono le trafile in bronzo, non è il retro di una mitragliatrice messicana. Sembra davvero. È una trafila in bronzo. Se te guardi attraverso questi buchini ti rendi conto che viene pressata la pasta e esce la cosa. La trafila in bronzo non è una barzelletta da raccontare, è una cosa da toccare con mano. Te senti la ruvidità di questa pasta. Una volta uscita dalla trafila bisogna che la pasta si asciughi. Detto tutto questo, l'eccellenza è data da questi fatti che ho detto. C'è un'eccellenza in più. L'eccellenza in più è rappresentata dal germe di grano, che oggi viene tolto quando si macina sia il grano duro sia il grano tenero. Perché viene tolto? Viene tolto perché l'industria cosmetica e l'industria farmaceutica lo rivendono a carissimo prezzo. Una volta finiva nel pane e finiva nella pasta. Questa, non tutta, ma i paccheri, la ricciolina, gli straccetti, eccetera, sono con il germe di grano. Ok, poi cercheremo di capire che differenza c'è tra la pasta con il germe di grano. E questo ce lo dice la scienza. E quella senza. No, Eleonora, invece dicevi la pasta col germe di grano. La pasta con il germe di grano è una pasta più ricca di nutrienti, ma soprattutto di vitamina E, che ha attività antiossidante. Come ha detto prima Beppe, l'attività antiossidante delle vitamine avviene dall'interno, quella esterna è solo momentanea, quindi è meglio inserirle che magari usarle come cosmetici esterni. Mario Boni sta scolando la pasta, questo tipo di pasta. Adesso, senza andare là, volevo chiederti, Beppe, qual è la pasta che mangerai tu? Quella è la pasta, no, che mangerò, che mangio normalmente. Che mangio, non è che mangerai, che mangio e che mangio, come tutte le persone intelligenti, senza niente. Neanche. Lui ti ha messo un po' di sugo. Che sugo è, Mario? No, no, per me niente. Per lui semplice. Sei in purezza, come dice lui. Cioè, ma in purezza vuol dire senza neanche un filo d'olio, un filo di parmigiano, niente. Niente. Cioè, niente. Così. Perché? Ma salata perché? L'acqua l'avrai salata. Certo. Certo. Perché? Perché non è, questo non è un portasugo come altre paste, che se non hanno il sugo non sanno di niente. Questo ha un suo odore, ha i suoi aromi e ha i suoi sapori. Scusa, ma io la mangio in purezza, perché è in purezza che se. Ma come faccio io a sapere a comprare questo tipo di pasta? Il buon pane, Antonella, il buon pane lo mangi senza niente. Capisci? Non hai bisogno di mangiare anche. Ma c'è scritto che c'è il germe di grano quando tu compri la pasta? Ce l'hanno scritto grosso, sì. Per saperlo, così uno si sta a regolare. Bene, buon appetito!